Il 24 agosto del 2020 c'è stato un attentato incendiario a Seattle contro la polizia. L'FBI ha iniziato le sue indagini nel solito modo tradizionale, ma ha fatto anche un'altra cosa. Ha emesso quello che potremmo chiamare un mandato di geolocalizzazione. Ha chiesto cioè a Google l'elenco di tutti i telefoni Android passati nella zona dell'attentato da una certa ora a un'altra ora. Ha emesso quello che si chiama un geofence warrant, cioè ha delimitato fence, una area geografica intorno al luogo dell'attentato, e ha chiesto a Google l'elenco dei telefoni Android passati lì fra le 22 e le 23 e 15. E Google ovviamente ha complied, cioè ha risposto alla richiesta e ha fornito all'FBI un elenco dei telefoni, dei codici identificativi dei telefoni, non delle persone, non il telefono Android di Emanuele è passato di lì, ma un elenco dei codici. Se poi c'è un match con eventuali sospetti dell'FBI, vengono chiesti ulteriori approfondimenti. Come fa Google a sapere queste cose? Attraverso il GPS dello smartphone. Come ci permette di sapere se c'è traffico in una determinata zona, o ci aiuta a trovare una mappa o le indicazioni per andare da un posto all'altro? L'uso dei geofence warrant negli Stati Uniti è salito tantissimo. Google aveva ricevuto 980 richieste nel 2018, ne ha ricevute 11.550 nel 2020. Che cosa ci dice questa cosa? Due cose. Soprattutto: uno, che non serve alcun chip sotto pelle per controllarci, sapere dove siamo; due, come ho visto su Reddit e anche in altri posti online, che se vai a una manifestazione magari non portarti lo smartphone.